Che siamo partiti come diretta. Eccoci, eccoci qua. Vedo che Dome sei esperto di dirette. E allora, io ovviamente non sono ancora super esperta di dirette, ma Siamo in live. siamo live. Siamo live, ci siamo quasi tutti. E potremmo cominciare con l'aspettare, aspettando che mano a mano le persone si connettano. La cosa bella della digitale è che si inizia quasi sempre puntuali. Non so da voi al nord, ma quando al sud si fanno degli spettacoli o anche addirittura le lezioni mie all'università si deve aspettare quel quarto d'ora, se non mezz'ora. Invece, da quando c'è il digitale, almeno una delle cose positive che dobbiamo riconoscere è che iniziamo praticamente puntuali, cioè la lezione è alle 3, alle 3 e 5 si comincia. E intanto salutiamo le persone che si stanno connettendo, ci stanno salutando con i messaggi che vedo. E quindi dobbiamo sempre trovare la bellezza dei lati positivi, dico io, anche nelle difficoltà che viviamo, che stiamo vivendo, insomma. Quindi No, per fare una battuta, vai, Silvana, vai, vai. potremmo dire che c'è un'unità d'Italia che arriva attraverso il digitale anche, perché prima, dalla Puglia fino alla Lombardia, arrivando anche oltre l'Italia fino alla Germania, c'era uno scalare che andava dai 30 minuti dalla Puglia, poi progressivamente si arrivava al quarto d'ora lombardo fino ai tedeschi che spaccavano il minuto dal vivo. Ora invece siamo tutti in unità, grazie al digitale, almeno per quanto riguarda l'orario. È vero, siamo praticamente sì, unità d'Italia. Si inizia con qualche minuto di ritardo per dare agio, così di rimettersi davanti al computer dopo magari una giornata già pesante di collegamenti, però potremo fra un po' iniziare. Vedo tanti saluti di tantissimi amici che si stanno connettendo, ne sono molto contenta. Agli amici che si stanno connettendo, intanto dico di notare come la maggior parte di noi è vestita stasera. Se non ci siamo, non è proprio un caso che abbiamo cercato. Ciao, ciao Verusca. Che abbiamo cercato i colori vicini a quelli del progetto. E quindi insomma, ecco, vediamo anche i commenti qua. La regia veramente sublime di Marcella Signorile che ci aiuta dietro le quinte, che ci fa vedere anche proprio tutti i messaggi che ci state scrivendo. E stiamo tergiversando solo perché stiamo aspettando che di capire se Maria Teresa De Palma riesce a collegarsi perché ha avuto un blackout e questo succede e naturalmente è sempre in agguato, sarà in agguato anche fra di noi il fatto che ogni tanto compariremo e poi ricompariremo, ma questo insomma è qualcosa a cui siamo già tutti abituati. E allora io inizierei se siete d'accordo, comunque, appunto con i 5 minuti di delay, di ritardo sull'orario, inizierei e ho pensato a come potessi presentare il progetto La bellezza della cura. E mi sono venute in mente tutte le persone che hanno contribuito intanto a farci venire l'idea, a me e alle altre persone che poi hanno lavorato alla Cremente, e io sarei curiosa di sapere come è nata, un'idea. Quindi ho preparato un piccolissimo PowerPoint e qui tutti, diciamo, stremati se ne vanno.
pensando che sia una di quelle pallacce tremende, come normalmente alcuni PowerPoint sono, questo lo dobbiamo ammettere, diciamo, sappiamo benissimo, ma in realtà vuole essere solo una carrellata di alcune fotografie. Ma naturalmente vi chiedo di mandarmi messaggi invece sia qui sia sul telefono se sto prendendo una brutta china e comincio a vedere un po' se riesco, come mi auguro, a condividere lo schermo. Vediamo un po' se questo PowerPoint riesco a farvelo vedere. E penso che adesso lo vediate e vedete il titolo, insomma, La bellezza della cura. Mi fa piacere farvi vedere il titolo del progetto, mi piace l'articolo, che ci sia l'articolo e mi piace farvi vedere questo logo che ha inventato un'altra delle persone di cui farò cenno, che si chiama Miriam D'Ignazio. Che è una architetta, che è abruzzese e che sta studiando psicologia, insomma, a noi proprio quelli dritti non ci piacciono. E quindi ha preso il logo, del progetto madre, che è Poesia in Azione, e lo ha, ritoccato con questi, archetti laterali che fanno pensare ad un audio, a qualcosa, a una voce che si propaga. Altra cosa su cui ci siamo interrogati è: ma immaginiamo una frase che possa rimanere nelle orecchie delle persone per far capire intanto il nucleo fondamentale di questo sito, di questo progetto. E allora pensa di qua, pensa di là, sempre con Miriam abbiamo tirato fuori un audio al giorno. Porta la luce intorno, perché effettivamente è un sito sul quale quando si atterra c'è un unico audio al giorno, c'è un'unica playlist che si può attivare, quindi è un solo audio, quello è. Io dico come effettivamente succede che in alcuni casi quella sia la minestra del giorno, così quello è l'audio del giorno. Parlando di minestra, adesso vi farò vedere qualche immagine che non è così gioiosa, perché è lì dove questa idea del progetto è nata. E cioè, vedete qua che c'è un comodino di ospedale. E penso che molti di noi possano fare, diciamo così, associazioni con alcune esperienze che hanno dolorosamente fatto in ospedale, e lì mentre qualcuno dei miei familiari era ricoverato, facevo queste fotografie a queste tristissime condizioni a cui spesso i ricoverati sono costretti, e quindi questa specie di merendina e questo che non si capiva bene se fosse un limone o un mandarino, questi colori, poi anche questa, la scelta dei colori in alcuni ospedali, io non lo so chi suggerisce di usare dei grigini, dei verdolini che sembrano ispirare tutt'altro che non ad un, diciamo, auspicio di cura. O cose veramente, diciamo, approssimative, prese, vaganti. E questo era il 2013. Queste sono le mani di mio padre che era ricoverato, come le mani di tante delle persone che anche in questo momento, insomma, senza voler fare retorica, ma volendo andare solo su quello che è ciò che sappiamo benissimo che ci circonda in questo presente, e lì mi interrogavo, mi dicevo, ma possibile che non ci può, vedete anche lo sfondo, no, del muro, anche qua, questo grigino. Che, boh, davvero, perché non farlo giallo? Cioè, nella scelta, quando qualcuno è ispirato a scegliere un ambiente dentro cui far stare delle persone ricoverate, perché fare queste scelte così tristi? Non c'è bisogno di aver studiato neanche chissà che per saperlo, no?
E quindi già lì mi dissi, ma non è possibile che, perché Poesia in Azione esisteva già, molte delle cose che faccio tuttora esistevano già, e quindi mi cominciai a rendere conto che fosse necessario far entrare una parola diversa in questi ambienti. E non solo, ovviamente, ma che fosse forse veramente, veramente importante. Da lì, poi, stiamo parlando appunto, vi dico, del 2013, sono successe tantissime cose e tantissimi altri incontri splendidi. Vi faccio vedere qui due angeli custodi, nella fotografia alla mia destra, quindi alla vostra sinistra, c'è Edoardo Altomare, che è un medico della ASL di Bari. Dall'altro lato c'è Andrea Gargiulo, pianista, musicoterapeuta, alcuni di voi connessi sicuramente lo conoscono e fa parte del collettivo di Poesia in Azione, un'altra persona esplosiva come lo è Edoardo. E quindi questi due angeli custodi mi coinvolsero in un progetto di condurre dei corsi per la ASL. Sapete, qualcuno di voi sa che i medici, gli operatori sanitari devono seguire dei corsi per poter avere dei crediti formativi. E da subito cominciamo a pensare al nome da dare a questi corsi e questo corso si chiamò La bellezza della cura ed era il 2014, quindi già quello mi sembrò un momento in cui toccavo, diciamo, il cielo con un dito, perché nel 2013 immaginavo che si dovesse cominciare a pensare a un modo diverso di fare relazione con i pazienti e iniziai a tenere questi corsi con loro usando la poesia e la musica. E così abbiamo continuato. Noi tutti gli anni teniamo almeno due o tre moduli l'anno che si chiamano La bellezza della cura e un altro modulo che abbiamo inserito che si chiama La passione per la cura. E ci divertiamo veramente sempre tantissimo e anche chi li segue ci dice che si diverte. Quindi è tutto iniziato così. Questi sono Andrea Gargiulo e un'altra persona per me molto importante per il progetto che è Susanna Crociani, che se adesso ci sta vedendo, anzi sì, ho già visto il suo saluto, non sa che avrei mostrato questa foto, una sassofonista, anche lei musicoterapeuta, persona anche lei straordinaria e super piena di idee. E anche con lei poi abbiamo portato alcuni di questi corsi in Toscana, perché Susanna è di Scandicci e quindi insieme abbiamo portato anche questo metodo in una ASL in Toscana e continuiamo a lavorare insieme. Qui ci sono altri personaggi, fra cui Adele, che è connessa con noi e fra poco le cederò la parola, Adele Nacci, ma in mezzo a noi una poetessa di riferimento che si chiama Nora Zapata Prille, che è stata la fondatrice della Fondazione Donatella Mauri, dove Adele Nacci lavora. E vi voglio mostrare questa foto ridicola, come altre foto ridicole, tante ne abbiamo, per farvi anche entrare, diciamo, nello spirito di quello che è il lavoro che io faccio e tutte le persone coinvolte hanno questa leggerezza, diciamo, no? La pesantezza degli ambienti che ci circondano non ci può impedire di giocare e quindi anche il vestito rosso che ci vedete addosso oggi è anche un modo per giocare fra di noi in luoghi diversi ma uniti da tante intenzioni comuni. Anche in questa altra foto ci sono delle persone importanti. E vedete quasi in prima linea alla vostra sinistra Evelia Schettini, che fa parte di Poesia in Azione e dell'associazione Leggo Quando Voglio. L'unico uomo che vedete nella foto è un'altra persona importante che è Gianni Scopelliti, medico che ho conosciuto tramite Susanna. E chiacchierando una sera a tavola con lui abbiamo scoperto tanti interessi comuni e abbiamo portato il metodo dentro la cardiologia di cui lui è responsabile a Colle Valdelsa. Voglio farvi vedere le facce perché poi nel sito sono citate queste persone,
e questi ambienti, però le facce, qui stiamo a Siena e c'è Cecilia dall'altro lato che è la moglie, altro punto cardine della possibilità di mettere in pratica i progetti. E loro conducono anche un centro che si chiama Il Dono, insomma, altre bellissime cose che abbiamo fatto insieme. E nel Dono abbiamo condotto il corso per gli operatori sanitari della cardiologia di Colle Valdelsa, e qui ci vedete intenti ad alcuni esperimenti di sensorialità, quindi di amplificazione dell'udito togliendo la vista. Quelli sono medici, sono gli stessi che qui si stanno divertendo a ballare, perché alcune delle cose che facciamo appunto nei corsi sono divertenti. E stessa cosa qui, vedete Susanna, vedete che abbiamo tolto la vista e abbiamo amplificato l'udito, sempre lì. Qui vedete il maestro Gargiulo che fa suonare uno degli operatori sanitari a cui facevamo il corso, che non aveva mai messo le mani su una tastiera. Qui vedete un'altra persona importante, che è un'altra musicista, Alessandra Partipilo, che sta sopra la cattedra, in piedi sulla cattedra, faceva suonare dei violini a persone che non avevano mai suonato in vita loro, medici. Qui lei mi rimprovererà perché vi sto facendo la foto. Questa è Miriam D'Ignazio, che è la curatrice della grafica del progetto La bellezza della cura, e dietro ci siamo io e Marcella Signorile, che in questo momento ha sulle spalle la regia di questo nostro incontro. E eccoci qua, questo è il sito progetto di cui vi stiamo parlando. E a questo punto voglio farvi vedere soltanto queste immagini che fanno parte del sito, perché Maria Teresa De Palma, che se non riuscirà a connettersi oggi, sicuramente si connetterà in un altro degli incontri che stiamo programmando nei prossimi mesi, ha disegnato le tavole che poi sono parte del sito. Magari poi faremo solo in chiusura un passaggio veloce per farvelo vedere, se nel frattempo non siete già andati a cliccare la bellezza della cura.it. E ha realizzato queste immagini che poi abbiamo anche utilizzato per costruire il calendario 2021 del prossimo anno. Perché ve lo faccio vedere? Perché questo è un progetto che ha anche bisogno di sostegno economico. È un progetto che si fonda sul fatto che ci sono dei contenuti, secondo me, di bellissimo livello. Artistici con i quali che diventano il nutrimento del progetto, ma ovviamente c'è bisogno del lavoro perché questo contenuto sia alto, e quindi alcune forme di autofinanziamento saranno quelle della proposta, diciamo, di alcuni gadget, chiamiamoli così, come il calendario 2021, ma cerchiamo fondi, cerchiamo possibilità di intrecciarci con altri progetti, e magari voi che siete in questo momento in ascolto potreste essere fra le persone in partnership con noi. Adesso mi taccio, interrompo questa condivisione, ritorniamo con i nostri ospiti e io farei così. Appunto, Maria Teresa non c'è, avrei ceduto direttamente subito la parola a Maria Teresa, perché ci saremmo fatti raccontare come sono nate le idee legate alle immagini. E poi avrei trovato questo collegamento, il fatto che tra di noi già sorride, lo sa che sto per interrogarlo. C'è Dome Bulfaro, che è tante cose anche lui, devo dire che tutte le persone. Un saluto a tutti. Un Un saluto saluto a a tutti. tutti. Adesso lascio la parola a Dome, perché anche lui è poeta, pensatore,
performer, artista visivo, quindi le persone invitate qui oggi hanno tutte un filo rosso di connessione con il progetto La bellezza della cura e fra di loro. E quindi chiedo a Dome di intervenire, di anche dirci come mai, dopo che ci siamo parlati, ma noi ci conosciamo da un po' di anni, avete deciso di aderire come Mille Gru al progetto di cui stiamo parlando e quali potenzialità pensi che possa avere, insomma, quello che ci vuoi dire. Ti lascio la parola. Intanto vorrei dire che il Si presenta progetto si talmente presenta bene talmente ed è bene ed è stimolante talmente che stimolante che solo un pazzo non aderirebbe, non diventerebbe partner di di questa questa esperienza. esperienza. Come Come gruppo gruppo Mille Mille Gru Gru abbiamo abbiamo subito subito sentito sentito una una sintonia, sintonia, un'affinità un'affinità di di intervento. intervento. Sento un Sento un eco che eco che ritorna. ritorna. Prova, Prova, non so non so se. se. Tolgo il microfono. Sì, Prova grazie. un po'. Aspetta. Ecco. Ecco, sì, adesso sono a posto, grazie. Quindi abbiamo la qualità delle immagini, la qualità del sito, il pensiero che c'è anche semplicemente nella rimodulazione del logo. Sono tutti indizi chiarissimi di come si sta portando avanti il lavoro con grandissima qualità. Quindi, laddove c'è questo tipo di tensione e di attenzione, di ricerca, c'è sicuramente una risonanza anche noi di Mille Gru che qui rappresento. Ecco, ci terrei a dire una cosa importante, subito un distinguo, che è quello di affermare che il sito che stiamo inaugurando insieme stasera che ha come centro la bellezza, però ha bisogno proprio tra le righe, negli spazi vuoti di questo titolo, La bellezza della cura, in realtà va fatta subito notare una differenza, e cioè che la bellezza di per sé non cura. Se noi pensiamo a Lucifero, era l'angelo più bello fra tutti gli angeli creati da Dio, eppure è stato quello poi che per vanità, per vanagloria, si è messo in una posizione proprio invece di essere cacciato negli inferi dall'arcangelo Michele, che invece era rimasto fedele a Dio. Questo per dire che è importante veramente differenziare la bellezza dalla bellezza che cura. La bellezza che cura invece si occupa, alla bellezza che cura non bastano intanto le buone intenzioni, perché le buone intenzioni hanno una tensione e ci dicono la direzione giusta da percorrere, ma nello stesso tempo non ci garantiscono che strada facendo si operi nel migliore dei modi. Perché le buone intenzioni si tramutino in qualità di azione e di cura, serve anche unire la consapevolezza, l'attenzione all'altro, serve unire il coraggio, serve unire la saggezza. E quindi noi abbiamo ritrovato tutto questo nel progetto della bellezza della cura, che è un po' quello che stiamo cercando di fare noi attraverso la rivista Poetry Therapy Italia, che come primo intervento che vorremmo, già abbiamo fatto nel numero zero, perché la bellezza della cura l'abbiamo presentata a febbraio 2020 nel numero zero della rivista Poetry Therapy Italia, e sicuramente continueremo a fare da megafono a tutta questa esperienza di quello che ne verrà fuori. Poi un altro intervento concreto che potremo fare come gruppo sarà quello di fornire degli audio affinché ci sia questa continua erogazione. Immaginate l'impegno di avere audio di qualità per tutto l'anno, vuol dire 365 audio, e quindi anche noi metteremo la nostra parte per fornire gli audio di una serie di antologie di Poetry Therapy che abbiamo pubblicato negli anni. In particolare penso a Scacciapensieri, Poesia che colora i giorni neri, che è per bambini dagli 8 anni in su. Penso a Ninniamo, Nine Nanne per dire sogniamo, che è per bambini da 0 anni in su. E penso anche a un'altra antologia che abbiamo curato nello scorso numero, che invece è
Poesia per ogni pandemia, antologia di mutuo aiuto, autoaiuto, scusate, per adulti. Quindi questi sono alcuni aspetti che potremmo portare avanti nel dare il nostro contributo, sia nei contenuti e anche appunto nella condivisione delle esperienze che abbiamo acquisito come gruppo relative alla Poetry Therapy dal 2009 in poi. Dome, intanto, è verissimo questo fatto che dici che la bellezza di suo non cura. Pensiamo anche quando parlo con i miei studenti, no? Alla riflessione di quanti nazisti fossero veramente interessati all'arte, no? E fossero dei grandi collezionisti, ma questo non li ha portati su una strada diversa, non è una condizione, diciamo, sufficiente, no? L'ammirazione verso la bellezza. E a questo punto vedete che fra i nostri ospiti c'è Angela Angelastro. Chiederei a lei di intervenire e un po' faccio la stessa domanda, perché anche Angela c'ha dei tratti che vanno sui due fronti, e cioè quello dell'arte e nel particolare la scrittura, quindi anche lei ama definirsi poeta. E poi è proprio il lavoro di psicoterapeuta che conduce, che comunque è un lavoro molto prezioso, che ha a che fare ovviamente col lato della cura. E anche con lei abbiamo iniziato una collaborazione, e chiedo ad Angela quali sono le prospettive che vedi di questo progetto, cosa ti ha interessato, come lo vedi svilupparsi. Abbiamo parlato insieme anche con te del lato, per esempio, dell'infanzia, cioè se è vero che alcune esperienze le abbiamo già fatte e le stiamo facendo, e poi farò parlare ovviamente Adele, che sta sperimentando da più di un anno, quindi l'altra nostra ospite di stasera, con gli anziani, però le prospettive di questo progetto sono ampie. Insomma, lascio la parola ad Angela. Buonasera a tutti. Allora, per rispondere alla tua domanda, Silvana, anzi alle tue domande, perché tu quando parti, parti sempre, diciamo, batteria, mai soft, mi collego a una cosa che ha detto Dome poco fa, sull'aspetto della cura, proprio sulla parola cura. L'aspetto che mi ha colpito di più di questo progetto è quello che ha a che fare con la dimensione relazionale, con la relazione, quindi col prendersi cura. Bellezza e cura sono due soggetti astratti che acquisiscono senso quando sono dentro la relazione e quindi quando coinvolgono le persone. E perché questo progetto si realizzi? E benché il sito sia un luogo, uno spazio nel quale atterrando incontri contributi di bellezza, quei contributi sono possibili per un atto di presenza e di intenzione che le persone fanno, le persone che cercheranno il sito, le persone che sono qui adesso, le persone che contribuiscono, che costruiscono quei frammenti di bellezza che poi riusciamo a vedere insieme nello spazio che stiamo presentando. E che cosa mi è piaciuto dell'idea di cui Silvana mi ha parlato? Mi è piaciuto il fatto che innanzitutto arrivava in un momento in cui mi stavo interrogando su come dare senso al momento attuale, perché nel lavoro che faccio, quello di psicoterapeuta, la domanda che sempre mi viene posta, ma in questa fase, in questi mesi più che in altri, è ma che senso ha? Ma che senso ha la mia vita? Ma che senso ha accanirmi, ostinarmi? Ma che senso ha insistere? Ma che senso ha provarci? E quindi il fare senso è l'aspetto che accomuna il mio lavoro di psicoterapeuta e la mia attitudine di poeta, dove per attitudine intendo il fatto che per me la poesia è qualcosa che accompagna la vita quotidiana, da quando me lo ricordo, insomma, da quando ho imparato a leggere.
cosa serve questo spazio? Questo spazio è una forma di senso, è la possibilità di creare senso insieme all'altro e di fare esperienza. Esperienza della relazione tra le persone che lo stanno costruendo e esperienza nella relazione d'aiuto. E sono gli spazi nei quali per ora è già stato ampiamente sperimentato, ampiamente somministrato, come dice Silvana, è capitato nei suoi racconti, proprio perché la bellezza è come la medicina, il menù del giorno. Questa commistione di luoghi ha un senso in quanto le persone hanno un bisogno di attenzione, un bisogno di essere visti, ed è questa la bellezza, è la bellezza dell'unicità di ciascuno. E questo riassume le potenzialità per me del progetto. Nel ragionare sui contesti nei quali moltiplicare, diffondere l'esperienza della bellezza della cura, uno dei luoghi che mi è venuto in mente è quello dell'infanzia. Perché? Perché io, diciamo, per lavoro, sto nel qui e ora. Il mio approccio terapeutico, il luogo nel quale sto con la persona che mi chiede aiuto per costruire un senso nuovo della sua vita è qui e ora. Ma tante volte, spessissimo, tendenzialmente, il disagio qui e ora ha a che fare con un luogo lontano nel tempo e nello spazio che è un luogo di infanzia che io mi porto dentro e che difficilmente riesco a raccontare con le parole della quotidianità. La bellezza prende le parole e le racconta in un altro modo, da una forma differente, nel silenzio della scrittura e nella musica della lettura. Ed è per questo che il modo in cui è pensato il progetto per me ha molto senso, perché permette di stare dentro la musica della relazione. Questo è per risponderti. Grazie. Mentre ti guardavo, effettivamente pensavo anche alla geografia che, dicevamo, questo progetto sta costruendo. E ne sono felice. Per me oggi parlarne con voi dopo questi mesi, anni di lavoro, ma di pensiero, inizialmente di pensiero. Io vorrei intanto che oggi segnasse per chi ci ascolta questa possibilità per chi ci ascolta, cioè di cominciare a creare con l'azione. Tu dicevi poco fa, no? E anche Dome diceva, le cose sono importanti e belle, ma poi ci vuole l'azione per farle accadere, che da un lato sembra scontato, ma poi sappiamo bene che non lo è. E quindi vorrei, come dire, creare un'ispirazione per chi ora ci sta seguendo e magari non gli interessa proprio nulla della bellezza della cura in quanto progetto, in quanto sito, però oggi è una delle possibilità di materializzazione di un sogno, che sembra in alcuni momenti, quando abbiamo un sogno, ci sembra impossibile, no? da realizzare, lontanissimo, ma poi invece tutto si può concretizzare, e si concretizza però molto nella relazione, appunto, con gli altri, quelli che ti possono aiutare. Quindi vedevo la geografia anche, no? Siamo persone in questo momento collegate, io rappresento Matera e Bari, poi c'è Angelastro da Mantova, poi c'è Dome da Monza, e adesso sto per dare la parola ad Elenacci, Dome Bulfaro da Monza, sto per dare la parola ad Elenacci da Losanna in Svizzera, tante delle persone che sono dietro le quinte, anche lì provengono da posti diversi, quindi anche questo secondo me è la bellezza della cura, che è nella relazione, che vuol dire tante cose, no? La parola relazione ha tanti
tantissimi risvolti, la relazione fra di noi, ma per esempio chi ha pensato tutta la progettazione, la programmazione che c'è dietro il sito è ad Ivrea. Luca Guerrini ad Ivrea, appunto, vi ho detto Miriam in Abruzzo. Potete vedere nel nostro sito che moltissime delle collaborazioni che ci sono intrecciano tutti questi fili. Oggi per caso, fra l'altro, con un mio amico Biagio, che non so se è connesso, con cui stiamo lavorando ancora ad un altro progetto, per caso mi è venuto per le mani un articolo di cui poi vi leggerò qualche riga, che parla delle vie, delle strade. E allora, attraversando queste strade, andando da Bari verso il nord e oltre, andiamo in Svizzera. E parliamo con Adele Nacci, che incontrata in un festival di poesia insieme a Nora Zapata April, e prima vi ho fatto vedere le nostre facce ridicole, incontrata lì, chiacchierando, mi dice: ma sai che vorrei sperimentare questa cosa che dici tu nella struttura in cui io lavoro? E quindi sentiamo il racconto di Adele, che è da più di un anno che sta sperimentando il metodo La bellezza della cura incessantemente, prima della pandemia, durante la pandemia, dopo la pandemia e oltre. Andiamo. Adele, ti lascio la parola. Buonasera a tutti. Grazie Silvana per questo invito di questa sera. Grazie a Dome e Angela per il vostro intervento molto ricco di contenuti, di valori. E, che dire di più sulla bellezza di quanto è stato detto da Dome e da Angela, la bellezza della cura. Effettivamente questo progetto, dopo un anno di sperimentazione, mi permette di dire che dalla cura passiamo al prenderci cura, dal prendersi cura. E qui la bellezza, da semplice qualità estetica, si fa virtù da praticare ogni giorno nel nostro quotidiano, e attraverso appunto la poesia, le parole. E, come dicevo, dopo un anno di sperimentazione, mi rendo conto di quanto la poesia possa essere un'ancora del ricordo. Perché un'ancora del ricordo? Perché la prima persona alla quale ho fatto ascoltare una traccia che Silvana mi mandò, Leopardi, a Silvia, ha suscitato in questa persona, una persona italiana, una residente italiana, amante della poesia, una persona che ha dei problemi del linguaggio, quindi a formulare una frase completa, a denotare gli oggetti, a identificare, nel momento dell'ascolto ha cominciato a recitare la poesia insieme. Ecco, si è ancorata a questa poesia e ha fatto affiorare in lei tutti i ricordi delle parole, della poesia, ma i ricordi, insieme a questi, i ricordi della sua gioventù. Ed è stato una prima volta per me emozionantissima, perché non mi aspettavo, non mi attendevo a tanta bellezza. E con il tempo ho continuato a seguirla, ho continuato ad accompagnarla con le poesie, fino a scoprire che lei recitava a memoria. Così un giorno si mise a recitare la poesia di Giosuè Carducci interamente, San Martino. E questo non lo sapevamo, l'abbiamo scoperto solo con questi ascolti, giorno dopo giorno. Ed è stata con lei una bella avventura che continua ancora. Ho registrato la sua voce mentre recitava la poesia di Giosuè Carducci, e Silvana l'ha montata con delle musiche. E lei l'ascolta, gliela faccio ascoltare, però non si riconosce nella voce, ma la ripete con lo stesso ritmo, con la stessa cadenza, e pensa che sia sua figlia.
sua figlia è molto contenta di quello che siamo riusciti a ottenere, ecco. E, dopodiché ho chiesto a Silvana, volevo sperimentare anche con persone francesi, perché la maggior parte sono di lingua francese, e abbiamo montato altre tracce in lingua francese con alcuni miei colleghi che hanno prestato la loro voce, e stanno accadendo delle belle cose. E da ultimo, l'ultima esperienza che ho è un'esperienza di gruppo, poi io sono molto attenta al gruppo, alle relazioni tra di loro, in quanto, avendo studiato sociologia, sono molto attenta a questo, ed è successa una bella cosa. Un giorno mi avvicino a una signora di lingua francese, le faccio ascoltare una poesia, una traccia in francese, e più là nella sala era presente anche una signora, un'altra signora italiana, non la stessa. Cosa accade? Che la signora di lingua francese comincia a tenere il ritmo, era più interessata alla musica che accompagnava la poesia, teneva il ritmo con le sue mani, con i suoi piedi. E da lontano mi accorgo che la signora italiana era emozionata e le lacrime gli apparvano sul suo volto. E quindi questo mi ha fatto capire di quanto no, la poesia possa, questo progetto possa far vivere delle esperienze, dei ricordi, far rivivere dei ricordi, perché la signora si ricordava di suo marito ed era emozionata. Quindi mi avvicino a lei, le chiedo se le stava dando fastidio ascoltare e lei mi dice no, anzi, mi sono ricordata di mio marito. E questa, cioè, per me è stato molto bello. Poi è lei che ha chiamato un'altra signora spagnola e quindi hanno iniziato ad ascoltare poesie francesi, italiane, e ad un tratto e anche ci ha raggiunto un'altra, la signora amante di leopardi, che esce con il suo foglio e recita la poesia in italiano il sabato del villaggio. E tutti l'ascoltano. La signora di lingua francese, la signora di lingua spagnola, la signora e l'italiana, l'altra italiana. E alla fine applaudono. È un mistero, è bello. E questa è la bellezza di questo progetto. Quindi ora, ma questo forse lo dirà Silvana, iniziamo a lavorare sulla parte francese perché è necessario divulgare e portare questa bellezza anche al di là, no? Al di là dell'Italia. E c'è tutto un fermento tra i miei colleghi che si sono prestati, ah, ma io voglio partecipare, voglio leggere, voglio registrare, voglio fare la musica, ed è bello, ecco, questa è la bellezza della cura, sì. Grazie Silvana. Grazie a te Adele. Quello che Adele non dice è anche che comunque lei ha iniziato con, diciamo, dentro un ambiente di perplessità, perché è sempre così, no? Quando si inizia qualcosa di nuovo, anche di molto diverso dal tradizionale percorso, gli altri ci guardano, come dire, ma che stai a fa', diciamo, per dirla alla centro Italia, ecco. Visto che si parlava di geografia, e quindi Adele, nonostante questo, è andata avanti, cioè nonostante le diffidenze normali, umane, sacrosante, no? Quindi anche questo secondo me è importante, che quando siamo convinti di un'idea, non che la dobbiamo sempre portare avanti perché alcune volte sbagliamo, ma con la gelezza che contraddistingue Adele e come ha fatto lei con il suo lavoro passo dopo passo, è arrivata a far sì che adesso, avete sentito, insomma, no? Tanti colleghi si propongano. E anche l'altra cosa che era interessante, che Adele mi aveva raccontato, che durante il confinamento della primavera
poi loro come equip operatori culturali e sanitari hanno usato la poesia, io dico, come una zattera di sostegno quotidiano. Adele, vuoi dire qualcosa di questo pezzettino? Sì, anche lì, sempre pensando all'importanza delle parole, che hanno le parole, che una parola, ecco, una parola può far suscitare, no? Delle emozioni, una maniera per stemperare un po' queste emozioni un po' negative legate alla paura, no? Del Covid e al timore che possa entrare da un giorno all'altro. E quindi ho detto, wow, ogni giorno dedichiamo così un tempo del nostro colloquio recitando una poesia a turno. Ciascuno nella sua lingua, la legge nella sua lingua, perché siamo di nazionalità differenti, e per ascoltare la musicalità, e devo dire che è stato di grande impatto. Le persone anche più scettiche hanno trovato una poesia del loro paese, l'hanno letta agli altri, e pur non capendo la parola, le parole, perché molte volte erano in portoghese, in rumeno, spagnolo, pur non capendo ci è arrivata l'emozione. Ed è stato bello, tanto che ci hanno preso gusto e ogni giorno si proponevano con delle poesie. Ecco, questo è molto importante. La Fondazione Donatella Mauri, dove lavoro, non l'ho detto in precedenza, è a vocazione psicogeriatrica, quindi lavoriamo con delle persone che vivono con demenza. Però la poesia non è un ostacolo, come diceva Silvana in una delle nostre conversazioni. La poesia deve incarnare, no? La nostra vita. Ed è bello questo, perché molte volte quello che abbiamo imparato, quello che stiamo imparando, ecco, io alla fondazione con i miei colleghi, con questa esperienza che stiamo facendo, che molte volte siamo, troppo schiavi, troppo ingabbiati, in un linguaggio tecnico, abituati a ripetere sempre le stesse parole. E questo progetto ci fa riflettere appunto sull'importanza di altre parole. Sulla parola poetica che è metafora, che è analogia, che è magia. E questo apre molte possibilità. E quindi è arricchente, ecco. È arricchente anche per noi, perché effettivamente utilizzare altre parole, delle parole positive, delle parole più belle che non quelle abitudinarie che diamo per scontate ogni giorno. E questo impatto, il linguaggio poetico, il linguaggio metaforico, dà l'opportunità ai residenti di immaginare, apre all'immaginario. Da ultimo, non voglio prendere altro spazio, ascoltando con una residente una traccia, una poesia di Silvana, che dice: Amore, ti mando un bacio. La signora era concentrata nelle sue cose e ad un tratto mi fa: ma anche due, mi fa quasi a dire, no? Questo bisogno di tenerezza, di affetto che c'è. Che loro percepiscono, che loro sentono, di cui loro hanno bisogno, ma che non sanno esprimerlo. Allora quello mi ha fatto tutto, mi ha fatto capire, ecco, tante cose. Grazie. Grazie Adele. Fra l'altro, Adele far ascoltare le tracce alle diverse persone residenti, poi scrive dei piccoli racconti che sono dei preziosissimi quadretti proprio di vita, perché racconta come ha trovato
quella paziente, come cosa è successo nella relazione. Io li vedo proprio dai racconti di Adele e sono sempre molto toccanti. Anche Lorena Friscina, che è connessa, ho visto prima un saluto da qualche parte, è un'altra operatrice che da meno tempo, da ottobre, ha iniziato invece in un diurno, sempre per persone molto anziane, a utilizzare il metodo. E anche lei mi manda, adesso con qualche difficoltà in queste ultime settimane, perché stiamo vivendo un presente per cui i diurni non sono più così frequentati, insomma dobbiamo cercare anche di trovare altre modalità, per esempio penso al domiciliare, no? Provare a formare i parenti e utilizzare con grandissima facilità, insomma, la possibilità che questo progetto propone. Però dicevo, anche Lorena, coadiuvata dalla psicologa del centro, che si chiama Con il cuore nella mente, vicino Brindisi, anche loro hanno scritto e mandato questi commenti, anche proprio legandoli alle parole specifiche in cui poi c'era stata un'attivazione del singolo residente e di come alcune volte le reazioni non è che è sempre tutto rose e fiori, anche questo secondo me lo dobbiamo dire, e che cioè la bellezza sta anche nel fatto che per esempio si esprima una preferenza, no? E che per esempio alcuni residenti possano avere un fastidio verso una certa traccia o invece poi si rilevi una godibilità nei confronti di un'altra traccia, e si esprime una scelta anche in alcuni pazienti che sembrano invece ormai apatici, no? Ormai in uno stato di indifferenza totale. In alcuni casi è chiaro che c'è anche l'indifferenza anche verso questo metodo, ma proprio per questo quello che noi cerchiamo e che da oggi diciamo ufficialmente cominciamo a chiedere è anche luoghi diciamo che in parallelo a quello che stanno facendo Lorena e Adele e i loro team possano fare in Italia, altrove, dovunque, o singoli medici che lavorano sull'aspetto domiciliare, o scuole, cioè ripeto, lo stiamo concentrando lo sguardo sugli ospedali, perché fra l'altro in questo momento sono anche sicuramente le realtà più isolate rispetto ad una parola diversa, però la presentazione di oggi vuole anche essere una semina verso altre idee che chi è adesso in ascolto può farsi venire, contatti, partecipazioni, ecco, let go, un messaggio benissimo di Pietro Buscicchio che ci sta scrivendo, che lavora in una comunità terapeutica, e lo leggete tutti, insomma, è benissimo, ecco, questo tipo di coinvolgimenti, di reti, di relazioni, di incontri. Io poi credo veramente che la poesia sia per tutti, che non ci sia limite, e in questo chiedo a Dome se vuole fare un altro intervento su anche qualche sua esperienza. Ma quello che posso integrare rispetto anche a quello che ha detto Adele Nach, quella bellissima frase di chiusura d'intervento fatta dall'altra ospite, che è la musica della relazione. Ecco, c'è un pioniere della poetry therapy che è Jack Leedy, che evidenzia molto bene come al di là della lingua, l'aspetto che avvia un processo di partecipazione, di condivisione, è il ritmo che ha in sé la poesia. Quindi al di là che uno sappia o meno quella lingua, ciò che permette la poesia di essere terapeutica, di avviare un principio di condivisione, di far uscire la persona che è in ascolto dal suo isolamento, da una situazione di estranazione del proprio essere, e invece avviare un processo di condivisione,
anche solo attraverso una traccia, è proprio il ritmo. Quindi questo è uno degli aspetti che sicuramente privilegia il nostro lavoro, come quando facciamo poesia terapia. L'altro aspetto che vorrei evidenziare è che ci sono dei progetti, per esempio ce n'è uno bellissimo di Gary Glasner, che lavora con i malati di Alzheimer da più di un decennio, e ci sono diversi suoi studi che vanno proprio ad avvallare ciò che ha detto Adele Naci, e cioè che incredibilmente i malati di Alzheimer non ricordano magari chi è il proprio figlio, chi è il proprio compagno di una vita, ma ricordano le poesie che hanno imparato a memoria da piccoli. E è successo più di una volta che, facendo ascoltare delle poesie dei grandi classici, si sia risvegliato in parte, parzialmente o interamente, il linguaggio, ripetendo di punto in bianco parti di questo testo poetico, e quindi avviando di nuovo un risveglio di quella parte che era finita in una parte della memoria che era finita nell'oblio. Queste sono testimonianze e studi importanti che possiamo, per esempio, insieme, facendo sempre ricerca, dare come contributi per migliorare ancora di più questo lavoro di cura e di attenzione ritmica, perché questa cadenza giornaliera permette alla persona di entrare da oggi in poi in un luogo che ci sarà tutti i giorni, cioè quello che noi in fondo stiamo inaugurando oggi, per dare concretezza a questo virtuale, è come se inaugurassimo un padiglione all'interno di un ospedale in cui le persone sanno finalmente dove andare per trovare cura e possono scegliere, ascoltare, ma anche nello stesso tempo andare a verificare quanto beneficio una certa traccia o un'altra possono dare a se stessi, perché poi il dosaggio e la misura e quale testo può essere scelta in prima persona. Questo è un aspetto importante, e noi, soprattutto Poesia in Azione, Silvana, possono verificare attraverso dei test, dei questionari di tre livelli, così li avevamo pensati, poi adesso non ho visto il sito, non so come poi l'abbiamo definito, comunque tre livelli per capire la quantità, la qualità, quale corda è stata toccata attraverso un file audio anziché un altro, e poi sviluppare addirittura un commento e non delle singole voci chiavi. Quello che poi, tra l'altro, possiamo fare attraverso questo sito è andare a indagare quattro tipologie di tracce audio molto diverse, che hanno delle ricadute anche diverse, che richiedono delle professionalità diverse, che sono: uno è la spoken word, cioè il testo detto senza musica. Arriveranno tracce che non avranno musica. Ci saranno dei testi che saranno detti e non cantati. Ci saranno tracce audio cantate ma senza musica e che hanno un'incidenza diversa. Ci saranno poi dei testi che appartengono alla spoken music, cioè testi detti con musica, e ci saranno testi cantati con musica. Queste quattro tipologie hanno bisogno di essere affrontate anche dal punto di vista scientifico. Serve ricerca, perché nessuno fino adesso è così andato così tanto in dettaglio per capire le ricadute positive e negative, per ricostruire quello che Franco Mussida chiama l'ecologia del sentimento. Ecco, finalmente andiamo a lavorare con cura, con attenzione, con una certa misurazione sugli affetti e su quando gli affetti perdono armonia ed entrano in una situazione di disequilibrio e quindi di malattia. Grazie Dome, sono molto preziose le cose che hai detto e che, diciamo, ci aspettano da qui in avanti da sperimentare. Ecco perché anch'io dicevo e dico che questo è un progetto di ricerca, quindi anche l'altra cosa che cerchiamo sono
sponde attraverso le quali possiamo sistematicamente ulteriormente sperimentare che cosa accade. E allora, visto che l'hai detto, vi faccio velocemente, prima di rilasciare per qualche minuto anche la parola di nuovo ad Angela, vi faccio velocissimamente navigare la pagina. La vedete, vero? Datemi qualche cenno, perché io non vi vedo più. Sì, vediamo. Sì, grazie. Allora, sì. Dome diceva, io non ho visto l'ultima versione perché proprio gli ultimi 3 giorni praticamente sono stati una corsa con Miriam, che ricordo Miriam, D'Ignazio e Luca Guerrini, che è, diciamo, il sostegno, il pilastro di cosa c'è dietro la programmazione di un sito web. E, allora, grazie a Mille Gru e al gruppo di Dome Bulfaro abbiamo inserito queste finestre. Ecco, Dome, vedi? Inizialmente c'erano soltanto 3 pulsanti che però non ci convincevano e quindi ci siamo consultati con Dome, così, e con Adele, che inizialmente aveva dato l'idea di inserire delle parole specifiche che già potessero indirizzare gli ascoltatori verso ciò che stiamo cercando. E quindi, insomma, grazie, appunto, dicevo, a Dome abbiamo inserito questa domanda: come ti senti dopo aver ascoltato questo brano? E qui si può scegliere bene, meglio, un po' meglio, peggio di prima, male. Più precisamente, dopo l'ascolto ti senti, e qui ci sono 13 scelte, arrabbiata, infastidita, annoiata, confusa, eccetera. Sono 13 parole ponderate dal team e sono 5 positive, 5 negative e una appunto indifferente. Poi chiediamo di lasciare un commento, quindi una descrizione, un po' come quello che raccontava Adele, e quindi sia in prima persona, se l'ascolto io l'ho fatto per me, sia in terza persona, perché posso decidere di far ascoltare la playlist quotidiana a mia madre, a un paziente, a una persona che conosco, agli studenti, eccetera. E quindi qua dentro si può scrivere in questo rettangolo tutto quello che si ritiene importante. Poi si scrive il nome, se si vuole l'email, e si manda il racconto. Via. Quindi qua sotto trovate alcune testimonianze. Riconoscete qui Adele Nacci, Susanna Crociani e Lorena, che prima anche a cui facevo cenno. E ancora abbiamo pensato che alcune volte ci mancano proprio le parole per descrivere le emozioni, quindi ancora la ricerca sarà proprio nella direzione dell'approfondimento, ampliamento del nostro vocabolario, e abbiamo iniziato già a dare un avvio a questo, perché nella parte di sito che abbiamo chiamato Il Bugiardino, oltre ad esserci un piccolissimo video che spiega come funziona proprio la pagina, la home, e racconta in un modo anche semiserio quali sono le avvertenze, le precauzioni da prendere, assumi la bellezza della cura a stomaco pieno, a stomaco vuoto, prima e dopo i pasti, durante la colazione, se fa freddo, se fa caldo, se hai pensieri, se non li hai, eccetera eccetera, mettiti comodo, anche scomodo, e gli effetti indesiderati, si rischia di imparare a memoria alcuni versi o poesie intere, si rischia di tornare ad ascoltare ogni giorno per ritrovare la poesia che ti è piaciuta, e poi però c'è un elenco di parole. Ci sono molti modi, abbiamo scritto, per esprimere una sensazione, un'emozione, una percezione. E la bellezza della cura è un invito all'ascolto e all'uso consapevole delle parole. E qui c'è un elenco, quindi, in cui uno si può orientare e dice: vabbè, ma io il commento l'ho già scritto. Beh, si può riscrivere, oppure hai scritto quello di oggi, torna domani, rientra nella home, riascolta la playlist di domani e ci dai il commento di domani, ispirato da, sapendo che in questa pagina c'è una possibilità di ispirazione.
Qui fra l'altro ci sono alcuni dei piccolissimi quadretti di descrizione di cosa accade ai residenti della Fondazione Donatella Mauri e del centro diurno di Cellino San Marco. E poi lascio insomma anche a voi la possibilità di esplorare il sito. Sappiate che ogni giorno ci sarà un audio diverso, una piccola playlist, si arriva al massimo a 8-10 minuti al giorno. Adesso io diciamo la faccio da padrona perché ho ancora tante tracce che ho registrato ovviamente io per poter avviare il progetto, ma naturalmente mano a mano amplieremo lo spettro di quello che è possibile fare, ci inventeremo tante formule. A questo proposito sottolineo di nuovo il fatto che i contenuti sono contenuti che saranno prodotti e che quindi hanno bisogno di sostegno. Cioè, sono professionisti, siamo professionisti, le persone che mano a mano produrranno le musiche, daranno le proprie voci. Quindi è importante considerare questa cosa, fra l'altro in un momento storico, come sempre quello che stiamo vivendo, in cui il mondo della cultura e dello spettacolo è ugualmente in crisi. Perché nessuno di noi fa più uno spettacolo, ovviamente, se non online, per fortuna, in alcuni casi ci sono delle formule che si stanno inventando. Però è secondo me interessante anche il fatto che si possa cominciare a pensare che la cultura, il mondo dello spettacolo si proponga in un modo diverso, non per forza per la cura, ma insomma esca dal tradizionale, diciamo, quadrato in cui che si è ritagliato nel tempo. Ancora dico due cose, cioè prima accennava Adele al fatto che stiamo pensando di avere versioni del sito totalmente in lingue diverse, quindi stiamo lavorando a una bellezza alla beauté du soin, mi viene insegnato, in francese, quindi stiamo cominciando a raccogliere audio in francese. Qua c'è Patrizia Ripa, ho visto fra i commenti che ha cominciato a prestare la sua voce tanto per il francese che per l'inglese, e quindi sarà un sito uguale a quello che avete visto, ma in francese. E poi chi lo sa, beh, vediamo come riusciremo ad ampliare la nostra offerta. Wisheri mi scrive. Allora, Angela, siamo quasi in chiusura, vorrei farti dire quello che hai pensato intanto. Intanto mi sono emozionata e commossa con i racconti di Adele e riflettevo sull'effetto della cura e della relazione, che come dicevi prima, Silvana, non sempre è un effetto armonico, cioè delle volte il ritmo infastidisce o la musica che accompagna le parole o certe parole infastidiscono in quanto ancorano dei ricordi dolorosi, sgradevoli. Allora, qual è il punto? Che in questa forma, con quello che è stato costruito e si sta costruendo, c'è la possibilità attraverso la poesia di fare con quello che c'è e di stare con quello che c'è, per poi scoprire che c'è molto più di quanto si vede da fuori. Adele racconta di persone che sono in una dimensione assente rispetto al mondo in cui siamo abituati a stare noi, quindi noi le vediamo assenti, disconnesse, per usare una parola frequente di questi tempi, eppure qualcosa suona in un luogo abbastanza antico da portarle in un presente condiviso con noi. E questo è come se chiudesse un po' il cerchio del punto da cui sei partita. Quelle foto dello scenario ospedaliero accanitamente triste, accanitamente mortifero, che poi ha generato qualcosa di vitale, creativo,
che ci lega, ci connette, si moltiplica. Mi sembra già qui il valore aggiunto di quello che stiamo facendo. Grazie Silvana. Grazie Angela. Fra l'altro, l'altra cosa a cui mi avete fatto pensare è che da un lato c'è un voler portare bellezza, ma in realtà si raccoglie bellezza, no? Cioè quello che racconta Adele di quello che succede. Io ogni volta che lei mi manda un racconto so che mi verrà un brivido e so che quella è la bellezza. Cosa arriva dopo di risposta? Cosa può succedere? Quindi io mi immagino scenari naturalmente, quindi ci avviamo proprio alla conclusione. Intanto ringrazio tutti i nostri ospiti, Angela Angelastro, Domè Bulfaro, Adele Nacci, tutte le persone che sono qui presenti in ascolto. Sicuramente si potrà riascoltare quello che abbiamo detto fino ad ora e lo metteremo a disposizione, c'è già qualcuno che lo sta chiedendo, però io dico anche che ci proponiamo per venire a parlare nelle vostre stanze in diretta, lo dico a chi ci sta ascoltando, che magari sa che c'è un altro gruppo di persone che potrebbero essere interessate e continuare a fare rete. Io mi immagino, dicevo, un mondo in cui ci siano altoparlanti, e non per forza di inquinamento acustico, intendiamoci, ma tantissimi QR code in cui io posso all'angolo, alla posta, fare questo QR code e sento una traccia e comincio a inspirare, o come dice anche una persona che credo sia fra i nostri ascoltatori, insomma ospiti benvenuti, Cristina, diciamo operiamo delle infiltrazioni, no? Di bellezza, ma a me piacerebbe che sapere che dovunque vado, visto che fra l'altro abbiamo la fortuna di avere questi ormai questa tecnologia, allora la tecnologia ribaltiamola, usiamola in modo che possiamo scegliere, anziché essere sempre bombardati da cose casuali. Questo è anche il valore di un progetto come il nostro, ma sicuramente ce ne sono anche tanti altri, che le tracce, anche avremmo potuto benissimo prenderle già fatte, no? Già da YouTube c'è un sacco di roba, da dovunque c'è un sacco di materiale pronto. Invece è proprio l'idea di centellinare, dosare, scegliere e a loro volta lasciare la scelta a chi ci ascolterà di dire no, sentite, quella traccia toglietela perché proprio non va bene. Ok, benissimo, la togliamo, ne metteremo un'altra. Cioè è anche di essere sempre in questo dialogo possibile. Quindi questo è quello che io auspico. Intanto oggi segna proprio un nuovo inizio, come diceva Domè, apriamo un padiglione di una dimensione nuova di ascolto e di condivisione, di relazione, di tutto quello che possiamo fare e mettere a disposizione. Credo di aver detto tutto, probabilmente avrò dimenticato qualcuno nei miei ringraziamenti. Adesso non lo so, chiedo alla regia, c'è Marcella dietro le quinte, se vuole entrare un attimo anche lei qua nella eccola qua, anche lei vestita di rosso, se abbiamo dimenticato qualcosa, se vuoi salutare anche tu, ne hai facoltà, ti puoi anche parlare, okay, potresti anche parlare. Tolto il muto al microfono. No, non abbiamo dimenticato nessuno, così credo che non abbia dimenticato nessuno. Che cosa devo dire? Abbiamo dimenticato Maria Teresa, che purtroppo ha avuto problemi tecnici, è saltata la corrente, quindi non si è riavviato il modem. Come già detto, la riavremo in altri momenti. Che dirvi? È stato un bellissimo incontro, anche da dietro le quinte, un sacco di belle, il racconto di Adele è veramente commovente, a un certo punto ho visto che ti sei commossa anche tu mentre lo raccontavi, e anche tutti noi, anche i messaggi che ho letto e che ho fatto passare.
tutte le bellissime intenzioni che ci sono dietro a questo progetto e che sicuramente saranno messe tutte in atto. Ok? No, aspetta, ti rimetto l'audio. Anche la mia gatta, come vedete, voleva essere citata e quindi è comparsa. E però c'è qualcuno che non ho citato, nel senso che adesso voglio riguardare nella pagina il progetto del sito La Bellezza della Cura. Voglio citare l'associazione Musica in Gioco di Adelfia, insomma diretta dal pianista Andrea Gargiulo, la Casa della Poesia El Cactus di Ostuni. E fra i valorosi che ci affiancano c'è Stefano Barone, che sta curando tutto l'aspetto fonico delle tracce e che ogni tanto mi manda, diciamo, delle ideali pantofole in testa, ma lui è a Rieti, a Rocca Sinibalda, ma se potesse mi lancerebbe cose ben più contundenti, ma lui lavora sul suono ed è anche un eccelso musicista. Quindi chi altro non ho citato? Non ho citato per le voci che per ora sono dentro il nostro archivio: Letizia Cobaltini, Claudia Fabris, Claudia Fofi e anche l'associazione Umbria in Voce di Claudia Fofi, è partner del progetto, Gianluigi Gerzi. E poi non ho citato ancora il Teatro Rigodon di Rocca Sinibalda, sempre Rieti, l'Enciclopedia Italiana, perché il direttore dell'Enciclopedia Italiana, Massimo Brai, ha fatto con me una conversazione telefonica tempo fa, a marzo, quando io, insomma, avevo cominciato a mettere in piedi questo progetto, e quindi mi ha autorizzato a citare il fatto che diciamo ci è allato. Poi vediamo che cosa questo produrrà, che l'Enciclopedia Italiana ci è allato e che possiamo citarlo. Credo di aver detto tutto, ma probabilmente ho dimenticato qualcosa e qualcuno era connesso, forse c'è ancora, dal Piemonte, perché mi piace questa cosa della geografia condivisa. Giuseppe, adesso Gibba, detto Gibba, che è stato a telefono con me tantissime volte a ragionare, perché poi quello che è successo durante la primavera scorsa è stato che io ero attaccata al telefono tutte le mattine in cui andavo a fare la passeggiata sulla terrazza del palazzo. Ecco, intanto ci scrive Luca Lorenzo Guerrini, che è il pilastro, che vi dicevo, programmatore dietro il sito, che a sua volta mi è stato consigliato da Gibba vive a Torino. E facevo queste lunghe conversazioni su come si poteva fare, cosa si poteva fare. Eccolo là, Giuseppe Giliberto. E quindi persone che magari non entreranno nella partnership, o forse sì, ma che sono state veramente un sostegno. Cioè, quelle mattine io un'ora al telefono, perché volevo camminare essendo in quarantena, chiusa a casa, sopra la terrazza, cioè quindi pochissimi metri, al telefono con delle persone straordinarie con cui ci siamo scambiati idee, entusiasmi, e che comunque sono state veramente un grande sostegno. Quindi, diciamo, colgo l'occasione per ringraziare insieme a Gibba tutti gli altri che veramente sono stati e continuano ad essere un sostegno. Poi ci sono i detrattori, ma questo è giusto che ci sia, perché se no non ci sarebbe la bellezza, se non ci fosse la bruttezza, ma come dicevate prima, è anche qualcosa che è sempre da cercare, da ricostruire, da non dare per scontato. Qui mi taccio, perché poi sennò entro nella professoressa, quindi credo che se avete una parola da ultima da dire,
potete dirla ora e se no al prossimo incontro, perché ultimo voglio cominciare a creare degli incontri più o meno regolari nel tempo in cui si parli di questi temi, quindi questo voglio che cominciamo a pensarlo un po' tutti insieme, chi, dove, come, quando continuare a parlare di questo tema. Dite qualcosa. Il microfono di... Devi sbloccarlo tu, Dome. No, no, io non volevo dire niente, ma semplicemente augurare il meglio a questo padiglione auricolare che in realtà mette in contatto chi indirettamente crea le tracce e in realtà già creando le tracce se ne beneficia, perché è un po' come scrivere poesia, no? Il primo che se ne beneficia è chi la scrive, perché riarmonizza qualcosa che armonico non è, e nello stesso tempo anche chi avrà modo di ascoltare entra direttamente in relazione con la parte più bella di sé. E qual è la parte più bella di sé se non la poesia che siamo? Adele, vuoi chiudere? Sì, sì. Grazie a tutti per questa bella serata, per l'energia positiva. E termino con una frase del poeta Orazio, latino, che dice, affermava: la cura è compagna permanente dell'uomo. Quindi per questo l'uomo non smetterà mai di prendersi cura di un altro, di un'altra persona, delle persone che ama. Grazie. Angela? Direi che dopo Orazio è il caso che io mi taccia, nel senso che su questo non aggiungerei nient'altro, tranne che un grazie per aver in modo imprevisto creato incontri imprevisti che ci stanno regalando un'esperienza di bellezza. E quindi grazie Silvana per l'idea e a tutti quelli che ci stanno lavorando. Grazie Angela, grazie a tutti. Intanto, appunto, ma tanto questo è solo l'inizio, quindi come ho detto ad Angela, quando mi ha contattato, eccetera, ho detto: Angela, hai voluto la bicicletta, come si dice? E adesso vi leggo solo questa frase che vi dicevo all'inizio di un articolo che ho trovato per caso oggi. Le strade terrestri e tutte le altre vie di comunicazione sono il sistema circolatorio sanguigno della Terra, come di ogni singolo territorio, ed è per questo che le più importanti strade vengono definite arterie, ed il traffico a sua volta circolazione. Gli organi invece sono proprio le città, i porti, i castelli, i monasteri, le saline, i pascoli, le campagne, le miniere, eccetera. Era un articolo che aveva scritto mio padre, che faceva l'architetto, che ho trovato per caso oggi. E mi sembra che abbia a che fare con la circolazione e con la geografia che stiamo disegnando e con i nostri padiglioni auricolari. Grazie ancora a tutti e veramente a presto. Risentirci e rivederci. Chiudiamo quindi questa diretta. Grazie a tutti, un saluto. Aspettate voi, aspettate.